avvicinandoci al giorno della beatificazione, il processo riprende la sua fase più visibile. E questo è anche il momento in cui vogliamo presentare nuovamente il nostro sito, che sin dal primo giorno accompagna il lavoro del processo di beatificazione di Giovanni Paolo II. È un sito rinnovato, nel quale però troverete lo stesso spirito, lo stesso entusiasmo, la stessa gioia di portare avanti questa opera straordinaria che si concluderà con il giorno della beatificazione. Troverete nella veste rinnovata i contenuti che riguardano la vita, attività, missione, insegnamento, spiritualità di Giovanni Paolo II. E troverete anche quello che sin dall'inizio si è creato come un network umano mondiale che accompagna anche con tanta simpatia e intensità di preghiera il lavoro dell'Apostolatore, la sezione dove possiamo presentare le nostre intenzioni per le quali pregano i monasteri uniti nell'idea del monastero online, che abbraccia una rete di monasteri sparsi nel mondo che creano una rete di preghiera che non soltanto accompagna il lavoro del processo, ma anche accoglie le intenzioni di preghiera di tutti coloro che si affidano a Giovanni Paolo II. E la sezione nella quale potete rendere pubblica e visibile l'esistenza dei gruppi di preghiera, che sono sorti tanti nell'arco di questi anni in tutto il mondo, che si ispirano alla spiritualità di Giovanni Paolo II. Potete trovare anche il Totus Tuus nella sua attualità, ma anche nei numeri arretrati che abbracciano tutto l'archivio della nostra redazione. Invito tutti di intensificare in questo periodo la loro preghiera di lode a Dio per il dono che ci sta dando con la preghiera che ha accompagnato sempre il processo. Adesso deve diventare sempre di più la preghiera di lode, di ringraziamento, perché il momento è ormai vicino. E non dimentichiamo che la tappa della beatificazione è soltanto una tappa nel processo, in attesa del grande giorno in cui la Chiesa potrà, dopo aver riconosciuto un altro miracolo attribuito a Giovanni Paolo II, e portarlo fino alla gloria come santo. Allora un invito di pregare intensamente e di portare anche a conoscenza del postulatore che continua a vigilare su questa realtà tutti i casi che possono essere attribuiti alla intercessione di Giovanni Paolo II come casi di grazie ricevute. Ricordo anche che sin dall'inizio del processo i nostri lavori possono essere seguiti sul giornale che accompagna il nostro lavoro, che è il Totus Tuus. È possibile conoscerlo, leggerlo, sia in forma cartacea, sia anche trovando sul nostro sito archivio nel quale sono pubblicati tutti i numeri arretrati. Vorrei concludere questo messaggio di saluto, di invito, ricordando le parole di Giovanni Paolo II, che ci invitava tutti a vivere secondo la misura alta la nostra vita cristiana quotidiana, perché la santità che può dare la piena gioia e felicità all'uomo si vive concretamente vivendo in modo straordinario, con straordinario amore, impegno, dedizione, entusiasmo, la ordinarietà della nostra vita quotidiana. Vi invito a partecipare da vicino a questa vicenda visitando il nostro sito e diventando anche voi creatori di questa realtà.